chi è che beneficia concretamente delle, qual è il cittadino, la tipologia di cittadino che beneficia concretamente delle politiche proposte da Unione Popolare? Ma tanti. Sicuramente chi va a braccetto con la criminalità organizzata non ci vota e non vogliamo quei voti. Sicuramente chi costruisce rapporti tra la politica e i prenditori, le grandi truffe, il massacro del nostro paese non ci vota e non vogliamo quei voti. Noi parliamo soprattutto agli oppressi, ai fragili, parliamo alle persone povere, parliamo a tutte quelle persone che vogliono finalmente la lotta ai cambiamenti climatici, parliamo ai giovani, agli operai, ai dipendenti pubblici, ai disoccupati, alle partite IVA, ai lavoratori autonomi, alle piccole e medie imprese, agli agricoltori, agli artigiani, ai commercianti, insomma, parliamo a quel paese reale che non è più rappresentato in Parlamento, perché in Parlamento c'è un pensiero unico, se la cantano e se la suonano. Fanno reciproci appelli al voto utile, ma stanno tutti quanti insieme attaccati con un collante che non si stacca. Noi vogliamo dare voce a tutte queste voci che sono tante, che non sono rappresentate nel Parlamento e ricordiamo che noi non siamo in una repubblica presidenziale, ma in una repubblica parlamentare. Grazie. A lei.